i protagonisti di questa finale. Specialità non olimpica, Sergio Krajcun è nato il 30 giugno del 1984 in Moldavia, risiede a Tivoli, gareggia per l'Academy Bari, il passaporto rumeno, da 2 anni si allena ormai nello staff tecnico azzurro e tra l'altro ne parleremo con il suo tecnico proprio federale Domenico Antonio Cannone, che è molto emozionato qui quanto noi, lo ringraziamo di essere venuto. Segue la prova di questo ragazzo che, diciamo così, al di là del valore della sua storia umana, abbiamo detto di passaporto rumeno, ha gareggiato anche la nazionale rumena, ha avuto un'autorizzazione particolare dall'ICF per poter partecipare ai mondiali con la maglia italiana, ma non può andare all'Olimpiade perché non ha il passaporto italiano. Eccolo qui Sergio Krajcun, ma è stato un uomo importante proprio, abbiamo parlato in questi giorni del processo, del progetto di crescita della canadese complessivo, ne parleremo ancora dopo con Cannone. Adesso dobbiamo concentrarci su questa finale in una battuta, ecco, importante perché l'inserimento di questo ragazzo che aveva esperienze in un mondo duro, difficile di allenamento, diciamo così, ha dato anche agli altri ragazzi un punto di riferimento anche rispetto alle indicazioni dei tecnici come può essere Cannone. Sì, effettivamente è stato così, è stata una marcia in più, ma dal punto di vista mentale dell'approccio all'allenamento è stato fondamentale. Sergio non ha mai detto no, non ha mai detto non ce la faccio, non si è mai tirato indietro a niente. E quindi è stato fondamentale per la crescita del settore, della mentalità, cosa fondamentale, perché si può essere bravi, si può essere ottimi atleti, ma se non si ha la devozione, la passione, la voglia di arrivare, non si arriva, è inutile, bisogna avere questa marcia in più. Cannone, che è stato campione nella canadese, l'ultimo nostro grande campione in questa specialità, ha partecipato anche a un'Olimpiade, abbiamo visto in questi giorni la crescita in effetti del movimento, atleti come Buccione in Collingo hanno ben impressionato, c'è ancora molto da fare ovviamente, lo sapete, per colmare quel gap che c'è nei confronti di altre nazioni, ma finalmente, lo diceva anche Gianni Mazzoni, direttore tecnico della Nazionale Velocità, si sono viste delle canadesi competitive, insomma, ecco. Sì, effettivamente sono dal 2008 che la canadese sta ottenendo risultati di livello a livello internazionale, chiaramente si è partiti dagli step più bassi, ecco. Partiti, allora Krajcun, l'ucraino Maksimchuk in acqua 4, Arazal, bielorusso in acqua 5, Fuchs in acqua 6, Demianenko dell'Azerbaijan in acqua 7, adesso vediamo la partenza di Krajcun che è in acqua 3 nella parte alta dunque del teleschermo, l'azzurro, l'intertempo ai 250, Demianenko detta l'andatura. L'atleta dell'Azerbaijan, protagonista anche lo scorso anno a Poznan, questo atleta, e vedete sono Demianenko in acqua 7 e anche il polacco Maksimchuk in acqua 4, Krajcun è nella corsia 3 e intorno al sesto posto, vediamo. Settimo posto per Krajcun, vediamo il finale adesso, gli ultimi 200 metri, Ucraina, Azerbaijan nelle prime posizioni, telecamera dall'alto va su l'ucraino Maksimchuk, Sergio Krajcun in corsia numero 3 all'inseguimento dei battistrada, lo vediamo progredire ancora, intanto la pagaiata sicura, ma c'è l'attacco anche in acqua 7 della 0 e vediamo, eccolo qui il Demianenko in acqua 7, la rimonta, Krajcun anche autore di un bel finale, quinto Krajcun, e c'è la chiusura con l'atleta russo Vladimir Fedosenko che si laurea campione del mondo. Allora finalmente puoi respirare Cannone. Antonio Domenico Cannone, il tecnico della canadese. Una valutazione. Una bella prestazione. Consideriamo che il miglior risultato da parte dell'Italia in questa disciplina è stato nel 98. L'ho fatto io nel lontano 98 e sono arrivato sesto, quindi Sergio mi ha superato e sono felicissimo. Sicuramente
si dovrà lavorare ancora di più nella prima parte di gara, perché non è ancora brillante. Sergio si allena con noi da due anni ormai, prima di allora non aveva mai disputato una finale a un mondiale, questa è la prima volta in assoluto, quindi per lui è un grosso passo in avanti. È un segnale forte, è un segnale che arriva da un settore che dal 2008 sta crescendo in maniera esponenziale, anno dopo anno. Siamo partiti prima dai settori più bassi, dagli junior, poi con gli under 23 e adesso con i senior. Sono veramente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto come staff tecnico, con gli allenatori societari e con i ragazzi, perché adesso ci siamo, adesso possiamo pensare di poter competere una qualificazione olimpica. Prima era un'utopia. Nel 2008, non mi ricordo, il panorama senior...